Il bello di vivere in questi borghi è la pace, la tranquillità e il contatto con la natura che abbiamo da sempre. In città no, no grazie. Anche perché io ho bisogno proprio di far sempre qualcosa. Io sono, come si dice, selvaggia. Mi piace stare in montagna, in mezzo ai boschi, non lo scambierei con nulla al mondo. Sopporto veramente con difficoltà i rumori. L'assenza di traffico, di macchine, di casino. Vedere dei paesaggi bellissimi. E per me lavorare qua in montagna è tutto, stare alla natura, stare a contatto con le api. Crescere una famiglia qua lo trovo veramente una fortuna. Probabilmente in città ci saremmo sentiti dispersi anche noi. Il bello di stare in un borgo è innanzitutto la comunità, perché ci si conosce, se hai bisogno appunto chiedi, è molto bella come società. Cioè si inizia prima di tutto la collaborazione per poter far funzionare una comunità. E quando si è in pochi è più facile organizzare le cose. Essere qui tutti insieme ha anche un senso un po' di resistenza, nel senso che si è in un luogo piccolo e bisogna anche aiutarsi. Sembriamo tante teste dure, ma poi alla fine ti facciamo tutti un sorriso, qua salutiamo ancora tutti nel paese. Se noi facciamo una manifestazione di arte contemporanea, quella del borgo viene a vederla, perché fa parte di una cosa che si fa sul suo territorio, quindi è anche un po' sua e lo sente. Avevo una vita molto più piatta giù, perché la sera andavi al bar o cercavi di fare qualcosa qui invece per il fattore della comunità. Perché abbiamo sempre una cena organizzata con qualcuno. E tutto questo in un borgo piccolo di 50 anni. Uno dei difetti che si può trovare nel vivere in un piccolo borgo è di non avere i servizi a portata di mano. Essendo pochi ed essendo una comunità, i servizi ce li creiamo. Ritorniamo a creare dei legami sul territorio a partire dalla terra. Secondo me è molto importante, soprattutto negli ultimi tempi, collaborare, fare appunto rete. La collaborazione ridiventa in qualche maniera principale, ecco. Perché se fai agricoltura ti stai prendendo cura del territorio in un'epoca in cui insomma tutto ci dice che se non te ne prendi cura poi i conti te li fa pagare. Quindi è tutta una simbiosi tra natura e allevamento che rende questi posti unici, perché c'è una tutela e c'è una conservazione del territorio. È un po' anche il fatto delle radici, no? C'è chi si sradica più volentieri e chi invece è ben radicato e non se ne vuole andare. Spesso ripeto che è stata una scelta, non è stato un proseguire l'attività di famiglia. Io ho dovuto andare via per scegliere di tornare qua. E l'ho scelto quando ho capito che alla fine le cose che mi piacevano di più, le cose che volevo fare, erano in montagna. Non avrei mai immaginato di tornare qui, io mi vedevo all'estero, in giro, da qualche altra parte. Perché? Perché alla fine la nostalgia anche del sapore, delle piccole cose e della qualità della vita che avevo assaporato da bambino, da adolescente, era sempre molto, molto forte. Io per queste strade ci giocavo, cioè giocavamo a guardie ladri, andavamo su per le montagne, per i terrazzamenti delle viti, ci nascondevamo, poi rubavamo qualche acino ogni tanto. Cioè era più importante, vabbè, innanzitutto svegliarmi ogni mattina in un posto che mi piace. Ma anche perché tutto sommato quando tu vivi e nasci in un posto, sei di quel posto. Sei dei boschi, dei prati, tutto l'insieme che ti appartiene in qualche modo. E questo ti permette, almeno a me ha permesso, di andare in tanti posti sentendomi sempre a casa. Si sta bene qua, voglio dire. Ci si conosce, meglio di così.
E poi veramente ognuno deve trovare il proprio equilibrio. Secondo me in questi posti qua si trova un equilibrio che la maggior parte della gente riuscirà a trovare.